e c'è un ragno glitchato nel muro. Ciao ragno, qui cade uno squid dall'alto. Qua non c'è ancora l'acqua perché sennò gocciolerei e ma c'è la sabbia. E vediamo se ci teletrasportiamo là in alto. Perfetto ragazzi, tutto funziona. Ciao a tutti ragazzi, io sono Suriu e benvenuti in questo 30° episodio della sua Reefcraft. Qua siamo davanti al nostro progetto dell'episodio scorso, infatti la discesa con le canne da zucchero. Andiamo subito a provarla questa discesa che abbiamo fatto nell'episodio scorso ed eccola qua, siamo arrivati nella stanza sotterranea e c'è un ragno glitchato nel muro. Ciao ragno, ti vuoi attaccare? Non ti conviene, muori. Ok, direi che è un po' buio, quindi queste torce non fanno il loro lavoro. Qua negli angoli c'è ancora un po' di buio dove possono spawnare i mob. In questo episodio andremo a fare il metodo che utilizzeremo per risalire da qua, cioè tornare in alto, perché dato che qua non possiamo tornare in alto, infatti se cerchiamo di andare in mezzo qua le canne da zucchero, dato che non c'è acqua, ci buttano di nuovo per terra. Quindi il metodo che utilizzeremo per risalire sarà una specie di teletrasporto. Esatto, il teletrasporto in Minecraft Vanilla. Questo teletrasporto l'ho visto utilizzare da Itos Lab, uno youtuber americano che ha creato questo sistema per teletrasportarci da un punto all'altro lontano parecchi blocchi. Penso che possa arrivare fino a 500 blocchi di distanza o qualcosa del genere. Comunque in verticale, dato che noi lo utilizziamo in verticale, non c'è nessun limite perché questo chunk rimane sempre caricato. Oggi questo Ender Porter, così come l'ha chiamato lui, lo utilizzeremo in verticale. Infatti da qua avremo un tasto da qualche parte, adesso vedo su quale muro mettere questo tasto, che premendo ci farà tornare in alto nella nostra casa sul fiume. Ho già qua tutti gli oggetti che mi servono per questo progetto: due pistoni, un redstone comparator che utilizzeremo come timer super rapido, della redstone, dai redstone torce e anche degli slime block. Forse due non mi bastano, anzi sì, dovrebbero bastare due slime block, però questi oggetti non servono in questo punto. Infatti qua ci sarà solo il tasto che ci farà andare là in alto, tutto il resto infatti è da costruire là in alto. Quindi adesso torno su e ci rivediamo dopo. Ed eccomi qua in cima. Per fare questo progetto però mi serve una colonna, tipo quei pillar lì che sostengono tutta la struttura. Mi serve che sia larga almeno 2x2, perché da quella colonna lì io farò passare il circuito di redstone che arriverà fino qua in alto. Quindi probabilmente adesso creerò una piccola stanza, magari qua dietro in questo punto qua, che avrà una sua colonna di sostegno. Adesso quindi esattamente qua questi saranno i tre blocchi che condurranno alla nuova stanza che ci sarà qua. Dato che ho il silt touch posso anche riprendermi il vetro. Anzi, non vi ho fatto vedere che nel frattempo ho messo qua i glass panel, e in questo angolo dove c'era la colonna di cobblestone, di stone brick, l'ho tolta e ho messo i vetri qua ad angolo, che mi sembra abbastanza bello anche in questo modo. Quindi il vetro l'ho completato, ce ne avevo ancora un po', e l'ho trasformato in panel per poterlo utilizzare in questo modo. Adesso vado a dormire e poi riprendo la costruzione. Qui cade uno squid dall'alto. Abbiamo creato anche una farm di squid senza volerlo, e qua muoiono e ci danno pure gli ink sack. Bene, abbiamo anche una farm di squid senza volerlo. Questo qua sarebbe stato un metodo che avrei utilizzato se dovessi fare la farm di squid. Infatti in un posto dove c'è tanta acqua avrei messo delle sugar canes in verticale in più punti, in modo che quando lo squid incontra la sugar cane cade e muore per soffocamento, cioè non ha più acqua intorno a sé. Infatti adesso appena gli squid passano attraverso questa torre di canne da zucchero, loro cadono in questo buco, arrivano fino a qua e muoiono. Vabbè, intanto stavo creando la struttura. Ho già creato la struttura là in alto che ci dirama dalla struttura principale. È un blocco di 5x5 e il centro di quel blocco è esattamente questo blocco qua. Ho detto un po' troppe volte blocco forse, ma vabbè. E qua ci sarà il nostro tasto, che non è questo. Adesso mi crafto un tasto di stone, potrei craftarlo, ma poi utilizzerò quello di legno dato che si vede meglio, oppure utilizzerò un altro blocco sul quale piazzarlo. Per adesso sarà questo qua. Noi quando premeremo questo tasto, come vedete qua ci ho messo una torcia che si spegne quando il tasto viene premuto, e questo qua ci servirà per il sistema che creeremo là in alto con i pistoni e gli slime block. Quindi questo segnale adesso dovrò riportarlo fino là in alto, e per portarlo fino in alto basta fare una cosa del genere. Adesso vi faccio vedere, qua rompiamo un po', adesso lì cadrà un po' di acqua, quindi adesso vedo come fare. Magari creo prima la colonna di sostegno che voglio creare in modo che lì dentro non ci sia acqua, poi magari farò questa torre per portare là in alto il segnale. Comunque funziona in questo modo: qua basta metterci un blocco qualsiasi sopra della redstone e il segnale, anzi sopra una torcia di redstone, così possiamo portarlo ancora più in alto. Come vedete questa torcia è accesa, quella è spenta e così via fino in alto. Quella sopra quello blocco sarà ancora di nuovo accesa, e quando noi schiacceremo questo tasto qua tutte le torce cambieranno di stato fino ad arrivare quella là in alto, che sarà dalla quale prenderemo noi il segnale per poi utilizzarlo là in alto. Quindi adesso torno su, creo la colonna, anzi vi faccio vedere subito, vado un secondo in alto, vi faccio vedere cosa ho creato. Ecco qua cosa ho creato: questo blocco qua sarà il centro dove sotto c'è il bottone, e il segnale di redstone lo faremo arrivare più o meno in questa zona qua, dove c'era il sistema che ci farà teletrasportare in questo punto.
sotto. È qui sotto infatti che voglio adesso creare tutto il sistema che mi porti il segnale che generiamo là sotto fino a qua in alto. Adesso mi crafto un po' di scale e un po' di slab che mi serviranno per creare il pillar sotto quella struttura lì. Ok, c'è un po' di blocchi, c'ho anche i chiseled stone brick, quindi adesso vediamo cosa utilizzare. Quindi questo blocco sarà vuoto, cioè arriverà fino in fondo e sarà il punto dove c'erano tutte le torce di redstone. E da qua possiamo iniziare a creare il nostro pillar. Ecco perché mi serviva di tre blocchi di larghezza, cioè un 3x3, in modo che in mezzo ci possa essere uno spazio vuoto. Adesso dobbiamo mettere gli slab qua, li mettiamo tutto intorno e vediamo se riusciamo a creare qualcosa di bello e estetico per nascondere questo segnale di redstone che arriva fino in alto. Mettiamo le scale in questo modo, come abbiamo fatto per quelli là, solo che quelli lì sono a una colonna, cioè un blocco di colonna. Questo qua sarà un po' più largo, cioè partiremo magari non da qua, quindi se dobbiamo farlo più largo deve partire da questo punto qua. Quindi tutto questo, la colonna sarà di un 3x3 invece di essere di un unico blocco. E ho finito gli slab, andiamo a craftarne un po' quindi e poi ritorniamo a costruire. Ed ecco qua il livello, doppio livello di slab creato. Adesso da qua possiamo iniziare a creare la nostra struttura, che penso che farò in questo modo. Qua un gradino in questo modo, non lì, vabbè, gradino perso, lo raccogliamo dopo. Quindi qua il gradino, ok, questo modo qua, uno in questo punto qua, uno qua, anche dall'altra parte direi di metterli subito qua, così in questo modo girato, così fa la curva. In questo modo tutto intorno i gradini e ok, gli ultimi gradini, perfetto, il giro è completato. Adesso come vedete qua tutto intorno ci sono i gradini, e rientrando di un blocco direi che possiamo creare la nostra struttura. Quindi da questo punto qua, se riusciamo a rompere questo, ok, da quel punto lì potrebbe esserci la nostra torre che sostiene questa struttura qua. Andiamo a vedere un po' se potrebbe andare bene. Magari potremmo alternare un blocco di quelle e uno di chiseled per magari creare un effetto diverso. Proviamo a vedere circondando tutto qua in questo modo, ok. Adesso potremmo mettere uno strato di questo, vediamo come sta, ok. Vediamo un po' da lontano come sembra. Direi che potremmo anche continuare tutto con il chiseled, che così abbiamo lo stesso pattern, lo stesso disegno nelle altre colonne e anche in questa. Quindi finiamo fino in fondo tutto con questi chiseled block in questo modo qua. Ed ecco qua ragazzi il pillar completato. Ho tolto anche il primo strato di stone brick, l'ho cambiato con i chiseled. E direi che adesso va bene, direi di fare un po' di terraforming qua per far vedere un po' meglio la struttura. In questo modo, ok. Adesso all'interno di quel blocco lì che ho creato, tutto questo lo potremmo rompere fino ad arrivare in fondo. Qua c'è tutto intorno, qua c'è l'acqua. E adesso noi arriviamo fino in fondo, eccoci qua, dove c'è il nostro bottone. Fino a più o meno lì saliremo con le torce in questo modo qua dietro. Una volta che siamo fuori dal tetto di questa struttura qua, potremmo rientrare di un blocco e continuare a salire in questo punto qua. Il lavoro che farò adesso sarà semplicemente questo, di portare le torce fino a lì. Adesso vi faccio vedere per un pezzo se riesco. Ho della terra, ok, perfetto. Vado un po' in alto e adesso vi faccio vedere, illuminiamo un po' la zona per vedere meglio. Però anche qua ci sarà l'acqua, quindi mi conviene stare attento perché qua potrebbe esserci l'acqua. Vediamo un po'. Ok, anche sopra questi possiamo ancora andare. Qua non c'è ancora l'acqua perché sennò gocciolerei. Ma c'è la sabbia. Perfetto. Vabbè, almeno abbiamo messo il blocco di terra lì, così non cade più l'acqua. Ecco, vedete, sopra quello c'è l'acqua. Vediamo a che punto siamo arrivati da questa parte. Direi che va bene, da qua possiamo iniziare ad andare da questa parte, cioè rientrare di un blocco in questo modo qua, mettendo una torcia così, perché lì ci sarà la slab che coprirà tutto in questo modo. Ok, e da qua noi potremo andare fino là in alto a mettere tutti i blocchi uno sopra l'altro. Potremmo usare sì gli stone brick, tanto ne abbiamo adesso. Qua, di nuovo torcia, e così fino là in alto. E da qua come faremo a spostarci? Naturalmente possiamo fare una cosa del genere, ad esempio qua una torcia, qua sopra il blocco e qua un'altra torcia, in modo che questa torcia vada a spegnere questa torcia qua. Però se non sbaglio è infatti, eccola qua, c'è una torcia che dobbiamo togliere per permettere a questa torcia di agire su questo blocco. Quindi questa torcia andrà a energizzare questo blocco qua, che spegnerà la torcia su questo blocco. Facciamo una prova, mi crafto un bottone e vediamo se funziona. Mettiamo il bottone su qua, quando noi lo premeremo non succede niente perché c'è la torcia sotto di questo che lo tiene acceso. Allora,
togliamo questa torcia per fare una prova solamente e vediamo se funziona. Mettiamo il nostro blocco qua, una torcia qua, però non funziona. Allora dobbiamo fare in questo modo qua, mettere il blocco qui in alto e adesso questa qua si spegnerà. Perfetto, tutto funziona. Adesso qua un altro blocco, il quale sopra avrà un'altra torcia, e così fino là in alto. Quindi adesso creo tutto il pillar fino là in alto di collegamenti di redstone e ci rivediamo una volta completato. Ed ecco qua le torce piazzate fino là in alto. Come vedete, se schiaccio questo tasto, quella torcia cambia di stato e si riaccende appena il tasto viene rilasciato. Guardate un po', premo, si spegne e si riaccende. In questo modo porteremo il segnale fino là in alto. Quindi tutto funziona e il segnale arriverà fino in alto. Sto utilizzando così tante enderpearl che c'è anche un endermite in acqua addirittura. Vabbè, comunque sono arrivato fino qua in alto. Ecco la torcia che porta il segnale fino qua in alto di quel bottone in basso. Quindi se mettiamo un blocco sopra questo, in questo modo qua, questo qua sarà energizzato allo stesso potenziale del bottone. Quindi quando verrà premuto qua ci sarà energia e noi potremo riprendercela tramite un... non un redstone comparator ma un repeater, potremmo tirarla fuori. Quindi adesso creo il circuito che mi serve per fare questo teletrasporto e poi ve lo spiego. Quindi ci rivediamo tra un po'. Ed ecco ragazzi il progetto completato. Questo è ciò che ci permette di fare il teletrasporto fino qua sopra. Adesso vi spiego come funziona. Qua c'è un timer che utilizza un comparatore per creare un timer molto veloce. Adesso lo faccio partire e come vedete ci sono dei pistoni che vanno su e giù. Il timer continua ad andare finché questa leva è tirata. Quindi appena spegniamo questa leva il timer si ferma. Il comparatore deve essere non in questa modalità ma in questa per funzionare, perché come vedete in questa non funziona, resta sempre attivo, ma in questa modalità funziona perché fa la sottrazione. Infatti il comparatore può essere utilizzato per fare sottrazione o addizione. In questa modalità comunque fa anche da timer. Quindi come funziona questa cosa? Lì ci sono due slime block e lì sotto c'è un pistone, vediamo se riusciamo a farmelo vedere. Ok, eccolo lì il pistone, e ce n'è uno identico non sticky, quindi qua sopra, che rispinge di nuovo i due slime block in basso. Qua intorno ho messo tutte fornaci, queste qua sono tutte fornaci, come potete vedere le ho messe con la faccia verso l'interno così non sembrano neanche brutte da vedere. Ho messo delle fornaci perché come sapete lo slime block sposta tutti i blocchi che sono in contatto con esso, a parte le fornaci o l'ossidiana. Quindi queste fornaci non vengono spostate dagli slime block. Questi slime block continuano ad andare su e giù, e il motivo per cui ci serve questo movimento in alto e in basso è per far palleggiare sopra le nostre ender pearl. Per facilitare questa cosa qua noi metteremo dell'acqua in questo punto, così l'acqua, ops, non è questo il modo, direi di fare una cosa del genere, mettere un blocco qua così non cade l'acqua. Ho messo dei gradini qua, ma mi sa che li devo spostare di un blocco in questo modo qua. Qua possiamo rimettere i gradini, ok. E qua sarà il punto dove noi scenderemo dalla nostra struttura. E quindi ecco l'acqua dove va messa, in questo modo, così non va neanche ai lati. Noi quando arriviamo qua attiviamo questa struttura. Adesso disattivo un secondo i suoni del pistone, se c'è qualche dovrebbe essere questo forse, o blocchi. Vabbè, direi di diminuire tutto il master volume fino al 2 in modo che non ci diano fastidio questi pistoni. Mentre questo qua sta andando, noi arriviamo qua, lanciamo un ender pearl verso l'alto senza andare nel blocco, cioè andiamo nell'acqua e lanciamo un ender pearl verso l'alto in questo modo, così l'ender pearl maggior parte delle volte rimane rimbalzante. Come vedete l'ender pearl continua a rimbalzare e sembra stare nell'acqua come dovrebbe essere. Perfetto, come vedete l'ender pearl continua a rimbalzare su e giù perché i pistoni continuano ad andare. E lì sotto c'è la torcia che arriva dal nostro impianto di sotto. Adesso andiamo a vedere, facciamo la prova giù se tutto funziona. Voglio fare la prima prova con voi. Eccolo qua il tasto. Questo tasto va a attivare la torcia che vi ho appena fatto vedere. Quindi attivando quella torcia, il pistone adiacente a quella torcia dovrebbe rimanere esteso. Rimanendo esteso, quella ender pearl dovrebbe poter cadere sullo slime block in modo da farsi teletrasportare lì. Vediamo se tutto funziona, speriamo bene. Premiamo questo tasto e vediamo se ci teletrasportiamo lì in alto. Perfetto ragazzi, tutto funziona. Non era un taglio qua, è stata l'ender pearl a teletrasportarci qua in alto. Ve lo rifaccio vedere, lanciamo un ender pearl in questo modo, vediamo se funziona. Ok, anche questa volta ha funzionato. A volte l'ender pearl ci fa teletrasportare subito e non prende il rimbalzo, però adesso sembra che abbia funzionato. Quindi qua tutto sta andando, come vedete quando noi premiamo quel tasto quella torcia lì si accende perché è il segnale che arriva da sotto e fa rimanere esteso quel pistone. Facendolo rimanere esteso, ecco, come vedete adesso ci ha fatto teletrasportare senza volerlo, perché a volte non funziona molto bene, soprattutto se usciamo dal blocco. Cerchiamo di stare in mezzo in questo punto qua e vedete che la ender pearl si è spostata lateralmente. Noi non dobbiamo far che ciò accada, vediamo se ci riusciamo.
così, vediamo un po'. Ok, dovrebbe andare bene. No, si è spostata di nuovo, come vedete. Oppure potrebbe andare. Vediamo un po' se non tocca da nessuna parte, perché a volte succede che l'enderpearl tocchi lateralmente qua e ci fa teletrasportare lì in un momento sbagliato. Andiamo subito giù a ripremere il tasto e vedere se tutto funziona. Ok, andiamo giù a vedere. Eccolo qua il tasto, premiamolo subito. Il fatto che non si sente neanche il pistone qua è una buona cosa, perché non volevo che facesse tanto casino quel pistone qua. Questa era l'uscita che utilizzavo prima per risalire, che adesso non ci servirà più. Possiamo tappare questo buco qua in questo modo, rimetterci lo slab che non ne abbiamo più, anzi sì, eccoli qua. Slab, ritogliere questa terra qua, rimettere il blocco cisellato, perché adesso possiamo usare questo teletrasporto qua. Riproviamo e dovrebbe teletrasportarci a momenti. Non ha funzionato? Cosa è successo? Riproviamo. Ok, perfetto, ha funzionato. A volte c'è qualche bug, magari quando premo il tasto l'enderpearl è in un punto più alto, cioè ad esempio quando è qua, io premo il tasto, quel pistone sta su per un po', ma non è sufficiente il tempo per permettere all'enderpearl di caderci sopra. Però abbiamo visto che questo nostro teletrasporto funziona alla grande. Direi di lasciare un enderpearl qua, vedere se tutto va bene. No, infatti avete visto che ci ha fatto teletrasportare subito. Potremmo anche innalzare quest'acqua qua in modo che funzioni meglio. Vediamo un po'. Ok, da questa parte sembra... No, neanche stavolta. Vediamo in questo modo qua se riusciamo a farla andare nell'acqua. No. Quindi dobbiamo metterci in questo blocco, arrivare con shift fino all'ultimo, lanciare l'enderpearl e sperare che stia dentro all'acqua. Perfetto. L'enderpearl è rimbalzante e adesso noi potremo teletrasportarci quando vogliamo premendo il tasto là sotto. Volevo creare anche un altro punto di teletrasporto, cioè da qua dietro. Mettete caso che sono da questa parte, anche se non ci sono quasi mai da questa parte del mondo. Ecco, ci è teletrasportati perché avrà toccato qualche parete. Vediamo se stando più a sinistra riusciamo a migliorare questa cosa in questo modo. Vediamo un po'. No, non ancora. Così. Vediamo. Ah, c'è l'endermite. Ok, perfetto. Dove è l'endermite? Endermite. È morto l'endermite. Riproviamo. Ok, l'enderpearl lanciata. Mi sa che l'enderpearl esce dall'acqua, quindi forse dovremmo spostare di un blocco più in alto quest'acqua qua. Direi di andare su subito, in modo che così lo spostiamo subito quest'acqua, la facciamo di un blocco più in alto, in modo che per... Ecco, come vedete ci teletrasporta, perché l'enderpearl si sposta. Proviamo a farla diventare alta magari anche più di un blocco, così per evitare di nuovo di doverla spostare. Ho 4 picconi di diamanti, come vedete, perché per le fornaci mi serviva la cobblestone e non avevo più cobblestone. Mi sono ricordato che avevo un piccone con fortuna e un breaking nella chest, quella più a destra di tutte, e allora ho preso questo qua, dato che non lo uso quasi mai, per andare a prendere un po' di stone. Ne ho presa un po', intanto gli stone brick continuano a saltare, vabbè. Ne ho presa un po' da lì, un po' dalla nostra caverna, e adesso prendiamo l'acqua, la mettiamo in questo punto. Perfetto, questi qua possiamo romperli, 1 e 2, anche questi qua, tutto intorno rompiamo. Poi naturalmente tutto questo lo coprirò con una torre su tutta questa struttura qua, farò una torre gigante. Ecco un altro endermite, sono pieno di endermite, sto usando tantissime enderpearl per quello. Proviamo adesso a vedere se funziona aumentando il livello dell'acqua, la colonna d'acqua. Ok, perfetto, sembra funzionare un po' meglio, vediamo un po', lasciamo qua queste enderpearl e vediamo, ecco. Si è teletrasportati, direi che funziona il 50% delle volte. Vediamo un po' se riusciamo stavolta. Forse devo stare in mezzo al blocco in questo modo e lanciarla. Proviamo e vediamo se si sposta da qualche parte. Sembra stare dritta. Ok, perfetto, lasciamo quell'ender per lì a saltellare. E anche questo nostro progetto è pronto. Prima dell'inizio del prossimo episodio farò la torre qua intorno, una torre di stone brick, la innalzerò fino a quei punti lì. E magari sopra, ecco, un'altra volta che si teletrasporta senza volere. E magari dopo là in alto farò anche una specie di punto di vista dall'alto. Quindi direi che anche questo episodio può finire qui. Ditemi cosa ne pensate di questo nuovo teletrasporto. Andiamo a provarlo di nuovo subito. Premiamo il tasto e ci teletrasportiamo sopra. Eccoci qua, perfetto, tutto funziona. Quindi lasciate un mi piace se vi è piaciuto questo video, questo nuovo teletrasporto in Minecraft Vanilla. Commentate per consigliare qualcosa nella serie. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Io come sempre sono Suri. Ciao a tutti.